La Direzione Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha riunito i principali attori istituzionali del soccorso in montagna ai piedi del campanile di Cortina per parlare di montagna e sicurezza. Una realtà d'eccellenza, quello del soccorso in montagna, che pone davvero l'Italia al vertice in questo particolare ambito a livello internazionale, con più di 15.000 interventi di soccorso alpino all'anno. Sotto ai riflettori i temi della prevenzione e informazione del saper vivere in modo corretto la montagna, fondamentale quindi la collaborazione fra le parti. Tra i presenti Fabrizio Curcio, capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Roberto Chieppa, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Guido Parisi, capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Maurizio Dell'Antonio, presidente nazionale Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico. Auspicabile, se non necessario, avere tutti quanti noi che siamo Ci attori siamo nel tutti, soccorso sì. in montagna, Allora, grazie. La l'obiettivo maggior di fare parte di voi rete. ha Fare rete assistito perché? anche Fare rete perché all'incontro se andiamo precedente, assieme facciamo almeno in meglio. parte, Facciamo rete coordinata e diretta con nell'idea degli direttore e organizzatori coordinatore, abbiamo appunto, distinto per questi due evitare momenti sovrapposizioni. con questa seconda tavola rotonda Quando che abbiamo facciamo chiamato soccorso, sovrapposizioni l'emergenza che e le possono creare regioni. pericolo nelle Ora io operazioni vi stesse presento e che i poi sono presenti anche sovrapposizioni che mano creano una a mano, spesa però mi inutile pare di poter magari dire che alle casse dello anche Stato. in prima fila anche il neoeletto sindaco Gianluca Lorenzi nella sua prima manifestazione pubblica. Come prima uscita come sindaco devo dire che con vista la platea, gli ospiti che avevamo è stato veramente un grande onore. Penso che sia giusto proprio in questo momento evidenziare a chi si avvicina alla montagna che la montagna comunque è un bellissimo posto, però va trattato nella maniera giusta, informandosi e non azzardando.